primavera è finalmente arrivata a Concord, ma il vento soffia ancora gelido. I ragazzi si divertono a pattinare sui torrenti ghiacciati ai margini della città. Curiosa. Su, da brava, torna a letto adesso. Avanti, Meg, dimmelo, per favore, dove andate? Non posso dirtelo, cerca di capire. E poi tu non sei stata invitata, Amy. Amy, non sei ancora guarita dal raffreddore, perciò devi restare a letto. Fa come ti dice Joe. No, voglio venire anch'io con voi. Oh, non fare la bambina, Amy. Cerca di essere ragionevole, una volta tanto. Voi due state andando da qualche parte con Lori. Proprio così, e tu invece resterai a casa. Meg, avanti, andiamo! Subito! Ho capito, state andando a vedere i sette castelli a teatro. Siete cattive, la mamma mi ha dato il permesso di assistere a quella recita. Ho i miei soldi, ci verrò anch'io. Amy, avanti. Fai la brava e cerca di ragionare. La mamma ti ha detto chiaramente che non sei guarita del tutto. Ha detto che dovrai restare a letto ancora un'altra settimana. Potrai andarci con Beth e Anna la settimana prossima. No. Non mi divertirò se non c'è Lori. Portatemi con voi. Ormai sono stata a letto abbastanza. Portatemi con voi, per favore. Vi prego, lasciatemi venire. Credetemi. Il raffreddore mi è passato. Senti, Joe, e tu che cosa ne diresti se la portassimo con noi a teatro? Se si copre bene, la mamma non avrà niente in contrario, non ti pare? Non sono affatto d'accordo. Se ci va Amy, non ci andrò io. In fondo Lori ha invitato noi due. Perché dovremmo portarci anche lei? Tu non puoi venire, non sei stata nemmeno invitata. E invece verrò anch'io. Meg ha detto che posso, vorrà dire che pagherà la mia parte. Così Lori non si troverà in imbarazzo. Amy, abbiamo i posti prenotati, non potremo sedere tutti vicini. Lori sarà costretto a cederti il suo posto, così dovrà comprare un altro biglietto. Non sei stata invitata. Se vieni, Lori dovrà sborsare altri quattrini. Non è giusto. E quindi, oggi non ti porteremo con noi. Signorine, è arrivato in questo momento il signorino Lori. Grazie. Meg, andiamo. Certo. Che sciocchezza. Ti farò questo! Oh, oh, oh,
tutta la mia corna. Ti prego, graziosa maestà, non verrò mai meno alla mia promessa, lo giuro. Dico sul serio, credimi, mia regina. Ne sei proprio sicuro? Sì. In questo caso, ecco. Oggi, Lori. Venite a trovarmi quando volete. Sì, grazie. Ci vediamo domani. Arrivederci. 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 Siamo tornate. Eccoci qua. Bentornate. Allora, com'è andata? È stato interessante. Com'era la musica, eh? Sapessi, è stato tutto fantastico. I capelli biondi della regina delle fate erano lunghi e luminosi. Aveva i boccoli come i tuoi. Ah, sì? Non vedo l'ora di vederla. E tu non ne hai voglia, Amy? La principessa era bella. Era bellissima. Era persino più bella di te. E com'era il principe? Anche lui era splendido, virile e coraggioso come me. A parte gli scherzi, è stata una recita perfetta. Ma ne riparleremo dopo. Vieni, Joe, andiamo a cambiarci adesso. Sì, andiamo. Ci siamo proprio divertite. Tra Joe ed Amy c'è molta freddezza. Comunque la giornata trascorre senza alcun litigio. Tuttavia, la mattina successiva succede qualcosa di terribile. Oh. Ah. Ah. I miei manoscritti! Qualcuno me li ha presi! Chi ha potuto fare questa cosa orribile? C'è, Joe, che cosa è successo? Qualcuno ha fatto sparire i miei manoscritti. Cosa sai? I tuoi manoscritti? Proprio così, i miei manoscritti. Non penserai a me, spero. E neanche a me. E tu, Amy? Che cosa ne so io? Io non li ho, perciò non c'entro niente. Invece io scommetto che sai dove sono. Ti dico di no. Bugiarda! Non dico bugie, non so dove sono i tuoi manoscritti e soprattutto non me ne importa un bel niente. Amy, tu sai qualcosa, non è vero? Ti consiglio di parlare, te lo consiglio per il tuo bene. Non riuscirai mai a vendere nemmeno una di quelle stupidaggini che hai scritto. E perché no? Perché te le ho bruciate. Cosa? Le hai bruciate? Sai che erano tutto per me. Ho lavorato tanto per scrivere quelle pagine. Avrei voluto che papà le leggesse al suo ritorno. E tu le hai bruciate, strega! Certo, le ho bruciate tutte. Te l'avevo detto che te l'avrei fatta pagare, così è stato. Non riuscirò mai a scriverle di nuovo, neanche se tentassi. Non te ne rendi conto? Ascolta e ricorda bene quello che ti dico. Io non potrò mai perdonarti per tutta la mia vita. Ti rendi conto di quello che hai fatto? Hai bruciato qualcosa che Joe aveva molto caro.
Lo sai che cosa significavano per lei quei 6 romanzi? Ha impiegato tanti anni a scriverli. Sono insostituibili. Amy, hai commesso davvero una cattiva azione. I romanzi di Joe erano cari a tutti noi. Joe ha impegnato tutta se stessa per scriverli. E io ero molto fiera di lei. E non soltanto io. Anche papà, Meg, Beth, tutti ne andavano molto orgogliosi. Bruciando i suoi manoscritti, è come se avessi distrutto l'orgoglio della famiglia March. Ecco perché Meg è tanto arrabbiata e anche Beth. Ora è in camera sua a piangere, esattamente come Joe. Inoltre, immagina come sarà triste tuo padre quando lo verrà a sapere. Mamma! Mamma, perdonami! Mi dispiace davvero! Ti dispiace veramente, bambina mia? Lo spero proprio, perché se continui a comportarti così, nessuno vorrà più avere niente a che fare con te. Ti prometto che andrò a chiedere scusa anche a Meg e a Beth. Ma sono certa che Joe non mi perdonerà mai. Non c'è più niente che mi diverta. Che vita schifosa. Forse farei bene ad andare a pattinare con Lori. Lui è sempre contento. Forse riuscirà a tirarmi su di morale. Ho deciso. Andrò a pattinare con Lori. Hai sentito? Credo che Joe stia andando fuori a pattinare. Però mi aveva promesso di portarmi con lei. Sarà l'ultima occasione per quest'anno. Il ghiaccio sta cominciando a sciogliersi, ma non sarà pericoloso. Vorrei poter andare anch'io, ma sarebbe inutile chiederlo a Joe, infuriata com'è. Probabilmente ci andrà con Lori. Aspetta che ritorni di buon umore dopo aver pattinato con lui, e allora forse potrai chiederle scusa. Vedrai che così otterrai il suo perdono. Ci proverò, Mac. Pattina vicino alla riva, è troppo pericoloso in mezzo. Bene, starò attenta. Allora muoviamoci, Lori. Non mi importa niente di quel che le può succedere. Lori, aspettami! Sbrigati, Joe! Mi sta attenta! Aiuto! Aiuto! Joe, portami il filo della recinzione, Joe! Portami subito il filo della recinzione, presto! Sì! Vieni qui vicino.
Credi che si riprenderà? Stai tranquilla, non è rimasta ferita e non ha preso troppo freddo. Sei stata molto premurosa ad avvolgerla nel tuo cappotto. Mamma, se mi dovesse morire, sarebbe colpa mia. Del mio caratteraccio. Credevo di essere riuscita a migliorarmi, ma devo essere inguaribile, sono soltanto peggiorata. Cosa devo fare, mamma? Imparerai a controllarti. Devi avere pazienza e essere costante. Un giorno finirò col fare qualche cosa di terribile. Rovinerò la mia vita, sarò odiata da tutti. Resterò sola e piena di rimorsi. Questo è quello che mi aspetta, lo sento. Mamma, aiutami, aiutami a cambiare. E va bene, ti aiuterò. Però adesso basta con le lacrime, Joe. Ricordati quello che è successo oggi e prometti di non abbandonarti mai più a un sentimento di collera. Avanti, promettilo. Lo prometto, mamma. Probabilmente ti ritieni la persona con il peggior carattere del mondo, ma ti assicuro che il mio era ancora peggiore del tuo. Non può essere. Io non ti ho mai vista in collera, mamma. Mi ci sono voluti 40 anni, sai, per impararlo. Non riuscirò mai a imparare ad essere calma come te. Non vedi? Io non faccio che ferire i sentimenti degli altri con questa mia linguaccia tagliente. Non so più che cosa fare per migliorarmi, mamma. Anch'io sono caduta più volte nello stesso errore e anch'io ogni volta ho pianto come te. E in che modo sei riuscita a rimediare a questo tuo difetto? Vedi, tuo padre mi ha aiutata molto. Lui ha una pazienza meravigliosa, non protesta mai, né porta mai rancore verso gli altri. Lui non perde mai la speranza e aspetta che si presenti l'occasione propizia. Chiunque si vergognerebbe di mostrarsi arrabbiato in sua presenza. È così che tuo padre mi ha aiutata. Mi ha insegnato a controllare le mie emozioni, a non abbandonarmi agli scatti d'ira, a saper dominare i miei rancori, a conseguire quelle virtù che più mi stavano a cuore. Tutto questo perché fossi un modello per le mie figliole. E tu ci sei riuscita, vero? Sì, a poco ho cominciato a trovare più facile questo sforzo, sapendo che lo facevo per il vostro bene e non soltanto per il mio. Quando vi parlavo in un modo aspro, voi mi guardavate sorprese e questo mi ha dato la conferma che dovevo imparare a controllarmi. Lo sai, ha avuto più effetto questo di qualsiasi rimprovero mi venisse rivolto. Mamma, vorrei davvero riuscire a essere buona, almeno la metà di quanto lo sei tu. Bambina mia, io vorrei che tu riuscissi ad essere migliore di me. Ci proverò. Ricordo un particolare di quando ero bambina. Un giorno mi capitò di vedere papà fissarti molto seriamente e poi portarsi un dito alle labbra con aria severa. Allora tu sei corsa fuori dalla stanza. Quella volta papà ti aveva rimproverata, non è così? È così. Gliel'avevo chiesto io, me lo ricordo benissimo. Oh, mamma, forse ho detto qualche cosa che non va. Io cerco sempre di parlare francamente con te. Ecco, vedi, ho sbagliato un'altra volta. Sapessi, mamma, restare vicino a te mi rende così felice. Non preoccuparti, Joe, tu devi sempre aprirmi il tuo cuore. Se le mie figlie si confidano con me e mi rivelano i loro segreti, significa che provano affetto e fiducia nei miei riguardi, non è così? Mi vergogno di non pensare di più agli altri. In fondo io mi preoccupo soltanto di me stessa. Già. Se non fosse stato per Lori, forse non sarei mai riuscita a perdonare Amy. E oggi continuerei a ostinarmi nel mio rancore verso di lei. Che malvagia sono stata. Ora lo riconosco. Mamma, guarda, si sta riprendendo. Ha aperto gli occhi. Sì. Sì, cara. Meg! Beth! Joe. Amy. Joe. E così la furiosa Joe e la vendicativa Amy hanno fatto finalmente pace.
Intanto il ghiaccio sta cominciando a sciogliersi e il vento si è fatto più tiepido. La primavera è finalmente arrivata. Schiacciare.